Niente. Sì, adesso è registro, quindi non so se si sente. No, alzo un po', sì, ecco, adesso sì. Sì, sì, serve perché sto... detto. Ah, sì, sì. Ecco, ecco, adesso ci siamo. Ecco. No, 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 no. Qui almeno la tecnologia ci ha sempre assistito, quindi. Allora, buonasera, benvenute e benvenuti a San Matteo degli Armeni. Siamo molto contenti di ospitare finalmente, dopo un certo inconveniente che ha diviso l'Italia in due, la presentazione di questa sera, Silvia Ballestra, La Sibilla, insieme a Tommasina Soraci. Perché? Perché Joyce Lussu sicuramente è un personaggio importantissimo, che va conosciuto e va fatto conoscere, ma anche perché c'è un legame stretto tra Joyce Lussu e Capitini, tra Joyce Lussu e Emma Thomas, tra Emma Thomas e Capitini. Quindi c'è una rete di relazioni che abbiamo scoperto poi nel corso degli anni ed è stato bello anche portarle alla luce. Magari stasera qualcosa racconteremo. Detto questo, ringrazio ancora, do subito la parola a Tommasina, che ben conoscete, che, ecco, prego, che anima spesso i gruppi di lettura, è comunque molto partecipe e oltre che autrice, e quindi grazie ancora e buonasera a tutti. Si sente così, va bene? Però aspetta, scusate, ma allora io stasera ho, intanto buonasera a tutti, e ho il piacere, l'onore e l'onere, devo dire, di presentare Silvia Ballestra, che è autrice di romanzi, di racconti e di saggi. Brevemente ha esordito nel 90 con un racconto sull'antologia Paper Gang, a cura di Pier Vittorio Tondelli, ma poi ha esordito con il suo primo romanzo nel 91, Compleanno dell'Iguana, tradotto in molte lingue. Con il successivo romanzo La guerra degli Antò è divenuto anche film e le ha meritato il premio Fiesole Narrativa Under 40. Nel 2006 ha vinto il premio Rapallo Carige con il romanzo La seconda d'ora. Nel 96 scrive il primo saggio, un saggio dedicato a Joyce Lussu, Una vita contro. Del 2022 è per la terza pubblica La Sibilla, la vita di Joyce Lussu, che presentiamo appunto stasera e che fa parte dei 12 testi candidati al premio Strega. Anzi, vorrei fare gli auguri a Silvia perché il 7 giugno, fra una settimana, ci sarà a Benevento la scelta della cinquina dei finalisti, quindi le auguriamo, ecco, che ci sia il suo libro. Questo libro, guardate, coniuga mirabilmente la parte saggistica, diciamo così, la precisione quasi oggettiva delle date, dei luoghi, della vita di Joyce Lussu, ma la coniuga appunto mirabilmente con un coinvolgimento emotivo, empatico, affettuoso che si nota tra l'autrice e la protagonista, che è Joyce appunto. Scrive, non a caso Silvia scrive, laggiù in una bella casa di campagna tra Porto San Giorgio e Fermo, vive una donna formidabile, saggia e generosa, ricchissima di pensieri, intuizioni, toni, bellezza, forza, argomenti, intelligenza. La mia Joyce, la mia Sibilla. È un libro che, guardate, che si legge veramente come un romanzo, e di quelli che uno la sera si riporta a letto, dice bene, leggo una ventina di pagine, 30 prime, e poi ti ritrovi alle 3 di notte che dici no, lo devo finire per forza, non c'è problema.
Quindi lei chiederei per prima cosa a Silvia qual è stato un po' l'iter creativo di questo libro e come mai proprio dopo il saggio del 96 c'è e poi mi colpiva, non so se un mio non una Sibilla, ma la Sibilla. Ecco. Grazie di questa presentazione, grazie dell'invito, grazie per voi che siete qui, un posto devo dire fantastico e il posto giusto per presentare questo libro, quindi sono molto emozionata. Una piccola cosa, oltre allo Strega, il libro è stato scelto anche per la Cinquina del Campiello, questo è sicuro, ecco. Sono in Cinquina, quest'altro non lo sappiamo, però al Campiello almeno siamo in Cinquina di sicuro. È una notizia insomma abbastanza fresca, sì, perché è stato detto venerdì. Sì, io avevo lavorato già su Joyce Lussu, con Joyce Lussu, perché io l'ho conosciuta direttamente nelle Marche, più o meno veniamo dallo stesso posto, abbiamo anche delle lontanissime ascendenze in comune che risalgono appunto alle radici anglo-marchigiane di Joyce. Joyce Lussu si chiama in realtà Gioconda Beatrice Salvatori Paleotti. Detta Joyce perché a casa sua si usava ancora il doppio nome all'inglese, tutta la famiglia aveva doppi nomi da subito, il padre Guglielmo detto Willy, la mamma Giacinta detta Cynthia e la sorella Gladys, credo che sia Claudia in italiano, e Max Massimo e poi Joyce Gioconda. E Lussu è il cognome che prenderà dopo l'incontro con il compagno Emilio Lussu e dicevo avevamo queste vabbè, lontanissime ascendenze in comune, quindi io comunque conoscevo diciamo bene il posto dove lei poi si è trasferita a vivere negli ultimi decenni della sua vita dopo la morte del compagno, ha lasciato Roma e si è trasferita nelle Marche e lì è stata la sua base diciamo operativa degli ultimi anni. E quindi io ho cominciato a frequentarla quando è uscito il mio primo libro, anche perché avevamo l'editore in comune, l'editore di Ancona, Transeuropa e Lavoro Editoriale, che era un piccolo editore che era nato proprio pubblicando, ripubblicando i libri di Joyce. E poi si era aperto anche alla ricerca insomma, di narratori con il progetto Under 25 di Tondelli, eccetera, insomma anche diciamo, su un versante proprio più strettamente narrativo e di ricerca. E quindi alla fine del 91 Joyce proprio mi mandò a chiamare, mi fece prelevare, dico così perché lei dava ordini, poi dirigeva tutte le sue amiche eccetera, da una sua amica di Samaia Detto che mi portò a casa di Joyce, una casa di campagna che quindi era raggiungibile in macchina e da lì è nata una sorta di amicizia con questa donna che aveva l'età di mia nonna, perché anche mia nonna era nata nel 12 proprio, aveva avuto tutt'altra vita mia nonna, una nonna marchigiana tradizionale, mentre Joyce aveva avuto una vita eccezionale, straordinaria, meravigliosa, che quindi ultimamente ho sentito il dovere di riprendere a più di 20 anni dalla sua morte e dopo aver lavorato appunto con lei anche per il libro del 96 che era un libro intervista, nel senso erano tutte conversazioni che avevamo intrattenuto nel corso di mesi e per un paio di anni e che io poi avevo sbobinato, rimontato e confezionato insomma in una forma appunto di conversazioni incise sul nastro che erano uscite nel 96 per Baldini e Castoldi, quindi avevo tutte queste cassette con la voce di Joyce su cui avevo già lavorato e questa volta mi ero ripromessa anche di riascoltarle, io non l'ho mai risentite in tutti questi anni, ho provato a risentirle perché volevo anche insomma metterle su un altro supporto perché poi le audiocassette si rovinano anche, però ho provato a risentirle, ho detto no, io devo comunque lavorare in un altro modo e quindi ho ripreso tutti i libri di Joyce, ho ripreso tutti i libri di Emilio e anche tutte le cose che sono uscite dopo la sua morte, perché nel corso di questi appunto più di 20 anni tante persone hanno lavorato su Joyce, soprattutto ragazze che hanno scritto tesi di storia delle donne, poi ci sono stati dei convegni importanti, dei saggi anche molto interessanti che illuminano delle zone dell'opera di Joyce che non erano state ancora insomma, approfondite, esplorate, quindi c'erano anche delle cose nuove
di cui parlare, oltre all'immensa, diciamo, massa di materiale che riguarda Joyce, perché stiamo parlando di un personaggio veramente molto grande, che in più ha intrattenuto relazioni anche con personaggi altrettanto grandi, perché anche Emilio Lussu, il suo compagno, è stato un grandissimo personaggio. E poi lei è stata amica di Benedetto Croce, di Nazim Hikmet, certo, c'erano tutti i suoi poeti. Quindi c'era una storia bella da riraccontare. Perché poi mi sono accorta qualche anno fa, una mia amica che lavora nelle Marche, che ha fatto un piccolo festival di traduzione, credo che sia l'unico festival di traduzione che esiste in Italia, ha fatto questa prima edizione lì proprio nelle zone di Joyce, quindi, e quando ci siamo sentite io l'ho detto, vabbè, però se fa un festival di traduzione dobbiamo parlare di Joyce. E lei non ne sapeva nulla, quindi mi sono accorta che anche le persone giovanissime di sicuro, ma anche giovani, ma anche sui 40 anni, stavano un po' perdendo la memoria di Joyce, perché soprattutto se non c'è un editore che si prende cura dell'opera di uno scrittore, quando uno scrittore o una scrittrice, insomma, muore, se l'opera, sì, in realtà quella di Joyce è stata ristampata, però sempre in maniera discontinua, appunto con editori che magari chiudevano, qui ci sono delle edizioni appunto che sono state acquisite un attimo prima che l'editore sparisse e messe, no, custodite però nelle biblioteche, e quindi devi andare a cercarle, devi sapere che esistono. E quindi mi è venuta l'idea appunto di riprendere la figura di Joyce, e devo dire che quando su Facebook ho dato l'annuncio che sarebbe uscito questo libro, ho avuto subito una risposta fortissima e inaspettata da parte dei lettori, delle lettrici, perché si vede proprio che c'era comunque un bisogno di sentir parlare di figure così come quella di Joyce. Peraltro la figura di Joyce è abbastanza unica, perché la sua storia è abbastanza unica, nel senso che ha una dimensione anche europea, non solo italiana, perché tutto quello che ha fatto durante la guerra poi ha anche un respiro internazionale, così come quello che ha fatto dopo la guerra, traducendo i poeti da tutto il mondo, da un mondo che lei ha cercato, che ha scelto, che è andata a visitare anche di persona. Cioè. Poi magari adesso appunto ne parliamo, ho anticipato un po', sì. E quindi ho lavorato sui materiali un po', ci sono anche, cioè, qualche mio ricordo, qualche aneddoto. Io poi nel corso di questi anni ogni tanto venivo chiamata molto spesso in Sardegna a parlare di Joyce, e mi accorgevo che appunto riraccontandola a voce c'era faceva molto effetto, certo. E soprattutto c'era voglia di conoscerla di più, e quindi avevo anche individuato i punti da approfondire, da sottolineare, eccetera, e quindi ho messo insieme tutto questo vario materiale, questa traccia che avevo in mente. Poi ovviamente nella storia di Joyce, nella mia Sibilla, ho scelto le cose che mi interessavano anche a me, certo. Di più la storia delle lingue, anche delle sue frizioni con la sinistra del suo tempo, che però sono anche molto attuali, forse qualcosa abbiamo ricordato anche prima e ci arriviamo, e quindi questo è il mio, diciamo, sono i fili che ho rintracciato io, poi ci sono vari aspetti, insomma. Ma infatti, guarda, quando leggevo il libro, a me l'impressione che l'immagine che mi è venuta in mente di Joyce e di un caleidoscopio, nel senso che il caleidoscopio è inutile che lo spiego a tutti, sono tante tesserine diverse, però che poi colorate diversamente, che però poi si fondono in un unico disegno, in un unico, e perché come diceva Silvia, è una donna che ha avuto una vita ricchissima, che ha attraversato il Novecento, ma non lo ha attraversato così. Ci ha partecipato carne e sangue nel Novecento, e lei stessa si definiva una donna per, un'immagine che io amo molto, e cioè una donna costruttiva, aperta, generosa, capace di volgere in positivo tutti gli aspetti della vita. E siccome una figura così complessa, così ricca, così
E ho dovuto fare, mi dispiace, ma ho dovuto fare una scelta, se no saremmo tutta una serata. Anch'io ho fatto una scelta, non c'è tutto. Ti vorrei chiedere, di cominciare a inquadrarla così un pochino brevemente nella, nel contesto familiare. La famiglia è sempre l'imprinting, il nostro imprinting, quindi ecco, sulla sua famiglia e il periodo che hanno vissuto del fascismo. E poi soprattutto l'incontro, quindi il suo impegno, voglio dire, tra gli antifascisti, in difesa degli antifascisti. E una cosa che mi ha colpito, per esempio, nel libro, lei, una persona colta, plurilaureata, poliglotta, eccetera, che nello sgabuzzino si mette a... a costruire, a falsificare i documenti, a studiare come falsificarli bene. E poi questo incontro con Emilio Lussu, che guardate, c'è un secondo capitolo che è una meraviglia dedicata a Emilio Lussu, che mi è molto piaciuto. E semmai poi, ecco, dopo vorrei, se mi permetti, leggere dal libro di Joyce, la sua autobiografia, Portrait, io lo pronuncio alla francese, scusate perché conosco il francese, e proprio un pezzettino, guardate, l'amore era stato immediato e totale, e quella specie di colpo di fulmine sul tipo di certi romanzi dell'Ottocento, alimentato da tutte le tensioni ideali, culturali, morali, di un momento storico intensamente vissuto, al di là di ogni convenzione o interesse opportunistico. Nella deflagrazione interiore innescata dal primo sguardo c'era già tutto, dall'intensa attrazione fisica al sincero rispetto, dal bisogno di affetto alla passione politica. In me aveva agito l'immagine pubblica già nota del prestigioso rivoluzionario. In lui la sorpresa di trovarsi davanti, latrice di pericolosi messaggi e piani clandestini, una ragazza di buona famiglia, proletarizzata dalla lotta e dall'emarginazione economica e sociale. C'erano tutti gli estremi per un grande amore e una robusta militanza comune. Mi sembra molto... Se ci puoi parlare un po' di questi aspetti legati appunto al contesto familiare, all'incontro... Beh, il contesto familiare è molto importante perché Joyce non viene da una famiglia qualsiasi, è una famiglia impegnata politicamente nell'antifascismo veramente dei primi momenti. I genitori di Joyce, appunto Willy e Cynthia, li dico all'inglese, avevano rotto con le loro famiglie d'origine, che erano delle famiglie aristocratiche, di proprietari terrieri, e addirittura il nonno era stato uno dei primi organizzatori dello squadrismo, proprio aveva radunato degli altri proprietari terrieri, avevano messo su appunto una specie di esercito privato, e quindi da una famiglia molto schierata. Ma i genitori di Joyce avevano appunto rotto perché erano quelli che nelle loro famiglie avevano studiato. Il padre aveva studiato a Lipsia, era uno dei primi laureati in scienze sociali, era il traduttore del filosofo Spencer, e quindi aveva fatto una scelta molto precisa, proprio di rompere. Così la moglie anche l'aveva seguito. La moglie non aveva seguito una istruzione regolare, perché da donna non era andata in collegio, quindi era stata istruita in casa, però comunque aveva una mamma scrittrice, questa mamma inglese, Margaret Collier, che aveva scritto poi dei libri che erano stati pure dei best seller in Inghilterra, e quindi comunque aveva appunto questo imprinting dato dalla parte femminile, che era quella inglese, di queste signorine che erano arrivate nelle Marche a metà dell'Ottocento, già essendo in qualche modo emancipate, perché erano ragazze che avevano studiato, non erano battezzate, erano laiche, erano anche impegnate in qualche modo politicamente, leggevano, si informavano, eccetera, e erano arrivate nelle Marche e si erano sposate con dei signorotti del luogo, più o meno, diciamo, aperti e illuminati. Però erano donne anche all'avanguardia. Una cosa che mi ha sempre colpito a me è che, perché ci sono appunto gli scritti della nonna di Joyce che lo raccontano, facevano il bagno al mare in un momento in cui le donne non lo facevano, non era previsto che nuotassero, che si divertissero in acqua, no?
e quindi destando grande scandalo. E questa cosa poi ritornerà quando Joyce invece andrà in Sardegna, quando gira a cavallo per la Sardegna da sola, ricorda un po' anche queste antenate inglesi. Quindi c'è questa componente di grande apertura, no? Anche delle conoscenze delle lingue, che è importante, è centrale nella storia di Joyce, anche questo inglese di partenza, il francese che lei impara in Svizzera quando con la famiglia scappa. Joyce è nata a Firenze perché i genitori, appunto, avendo rotto con questi parenti, si erano trasferiti a Firenze e vivevano da intellettuali, cioè facendo traduzioni, facendo lezioni qua e là, e soprattutto facendo corrispondenti per dei giornali inglesi. E proprio per una corrispondenza scritta per il Manchester Guardian dal padre, era arrivato da una corrispondenza sul regime, cioè il padre raccontava agli inglesi cosa stava succedendo in Italia in un momento in cui c'era un po' di simpatia all'estero per Mussolini, e quindi era arrivato un ordine da Roma di dargli una lezione. E una sera del 24, appunto, il padre viene prelevato da casa, portato a una sede del fascio di Firenze e massacrato di botte, pestato, un professore, un mite professore che scriveva e basta, e viene massacrato e insomma si salva per miracolo perché passa una pattuglia dei carabinieri, e lì c'è la fine dell'infanzia di Joyce. Joyce ha 12 anni e quella sera vede tornare a mezzanotte il padre e anche suo fratello Max, che l'aveva seguito, tutti coperti di sangue con i segni di pugnale sulla faccia, e Joyce, che aveva aspettato a casa con la mamma, si dice una cosa che lei ripete in tutti i suoi libri, che molto spesso sono autobiografici, e lo ripete spesso, e questa ragazzina si dice: se rissa ha da essere, nella rissa voglio esserci anch'io. Perché lei si dice: perché questi uomini di casa sono andati a prendere le botte mentre noi donne siamo rimaste a casa? Lei si dice: non userò i privilegi femminili, perché lei li intende così, stare a casa lo intende come un privilegio femminile, e dice: io voglio esserci nella lotta. La famiglia scappa perché c'era questa condanna che prima o poi sarebbe stata, no, portata a termine. Scappano, vanno in Svizzera. In Svizzera Joyce, qui veniamo anche a un documento che ho trovato qui, che mi aspettava e di cui non sapevo nulla, viene inserita nella scuola della la Fellowship School, la scuola della fratellanza, appunto fondata da Emma Thomas, di cui appunto Gabriele ci ha preparato qui un'importante, no, testimonianza, perché c'è un legame forte fra Capitini e Emma Thomas, quindi siamo nel posto giusto. E Joyce appunto frequenta questa scuola sperimentale per un po', e lì inizia anche insomma la sua formazione di perseguitata dal regime, no? Perché tutta la famiglia era perseguitata, e Joyce già a 12 anni era iscritta al casellario di polizia fascista come antifascista, cosa che le procurava dei grandi anche problemi a livello di documenti, di spostamenti, di mobilità, di libertà proprio. Era una perseguitata da antifascista, era perseguitata così come tutta la famiglia. E quindi dalla Svizzera, poi dopo ogni tanto tornava nelle Marche d'estate, i ragazzi salvatori potevano, i genitori no, non avevano il passaporto, non avevano i permessi, loro sì, e insomma inizia da 12 anni in poi la sua personale resistenza, rivolta, impegno nella lotta, che poi prenderà la sua forma più compiuta nell'incontro con Emilio Lussu. Emilio Lussu era il ricercato numero uno quasi, perché era scappato da Lipari con Nitti e Rosselli, era arrivato a Parigi, aveva fondato Giustizia e Libertà con i compagni appunto di fuga, e con già i cosiddetti fuoriusciti, quelli che erano già scappati a Parigi, e girava un po' per l'Europa in clandestinità. Joyce lo conosceva, come hai letto tu appunto in quel pezzetto, di fama, perché era noto. Capo, era un leader, era uno che stava facendo la lotta antifascista in un periodo appunto in cui erano pochi a farlo. E il suo fratello Max, anche in Giustizia e Libertà, era stato arrestato e mandato al confino a Ponza. E quindi è Max che chiama Joyce e le dice: guarda, noi dobbiamo scappare da qua, quindi vorremmo scappare come hanno fatto loro da Lipari, quindi porta un messaggio, cerca Emilio Lussu, che si chiamava Mr. Mille in quel momento, perché poi cambiava identità continuamente,
portagli questo messaggio perché noi dobbiamo scappare. Quindi Joyce arrotola questo messaggio nel manico della sua valigia e comincia a cercare Mr. Mill, che non era facile da trovare perché ci mette pure dei mesi cercandolo in Svizzera, in Belgio, insomma lo inseguiva dappertutto fino a che non c'è questo primo incontro. Incontro colpo di fulmine, 22 anni di differenza perché Emilio era molto più grande. Insomma, la mattina dopo Emilio dice bellissimo, benissimo, molto innamorati, cioè, però io faccio una vita terribile, mi cercano, mi ammazzano se mi trovano, quindi tu sei giovane, non voglio metterti in questa situazione, in questa vita. E quindi si separano e passeranno degli anni prima che si rivedano. Nel frattempo Joyce... cioè, altre avventure, diciamo, nel senso che si sposa una prima volta, una cosa di cui lei non ha mai parlato, ma che si sapeva perché ne ha parlato Giuseppe Fiori nella biografia di Emilio Lussu, quindi cioè, era una cosa che tutti noi sapevamo, ma io non ho mai osato chiedere nulla, nessuno osava chiedere nulla, perché lei, avendo scritto più volte la sua autobiografia, non avendo mai nominato questa cosa, nessuno osava. Però, vabbè, poi dopo invece sono usciti dei documenti, eccetera, per cui io ovviamente nel libro ne parlo. E poi appunto anni dopo si rincontrano con Emilio, perché insomma, perché la storia è molto romantica anche, sì, no? Anche appunto a questa dimensione. Quindi, un altro aspetto, ecco, che mi interessa fra l'altro anche a livello personale in quanto mi occupo di storia delle donne, è proprio il suo impegno nei confronti delle donne sia durante la resistenza sia dopo, nel dopoguerra. Ecco, su questo il libro è ricchissimo proprio di citazioni su questo tema, sulle donne di Sardegna, per esempio lei con le donne in Sardegna si impegna molto, e soprattutto quello che mi ha colpito, perché mi ha ricordato un po', cioè sono tante le citazioni che si potrebbero fare sulle donne, ma diventerebbe una specie di lista. Invece una cosa che mi ha colpito, perché mi ha ricordato molto le tre Guinee di Virginia Woolf, quando lei a Benevento vede il cadavere carbonizzato di un soldato americano. Di un soldato americano, sì, e scrive, scusate che io ho messo i segnetti però. sì, è più avanti, sì. E qui cioè, forse è l'ultimo. Dunque, no, allora è questo. Scusate, ma... Ci sono molti segnetti. No, siccome sono ce ne sono tanti, ce ne sono tante di citazioni, sì, molto proprio su questo tema, è molto ricco, diciamo, è molto approfondito il discorso nei confronti delle donne. E quindi lei trova, vede appunto il cadavere carbonizzato di questo soldato americano e dice: «Dove sono le tue donne?» Pensavo guardandolo. «Dov'è tua madre che fin da piccolo ti metteva in mano il fucilino e la piccola Colt perfettamente riprodotta, dicendo che non dovevi giocare con le bambole? Dov'è tua sorella che la notte sogna un eroe con molte medaglie? Dov'è la tua ragazza che ti veniva a prendere la sera all'Accademia Militare per esibire alle amiche la tua bella uniforme di pilota? Dove sono le tue donne che ti hanno mandato solo in questo scannatoio così lontano dalla tua terra, che ti hanno spinto fuori di casa affinché tu facessi il tuo dovere di uomo e di soldato?» E questo ecco, ripeto, non solo perché mi ha ricordato le tre Guinee di Woolf, ma proprio ecco, questo, come dire, questo anche, se vuoi, criticare no? certi stereotipi che sono connaturati, che erano almeno connaturati, devo dire, lo sono purtroppo, lo sono tuttora, certamente tuttora. Nelle donne. Ecco, se ci volessi parlare anche, magari arrivando anche nel suo rapporto con Ludi, con i movimenti femministi degli anni 70, cioè arrivare in un momento più vicini. Sì, io devo dire che anche a me una cosa che ha colpito molto, no, non da ora, ma dall'inizio, da quando l'ho conosciuta, è che comunque Joyce non faceva sconti a nessuno, quindi nemmeno alle donne. In Padre, Padrone e Padre Eterno, che è un libro di storia delle donne, è uno dei primi libri di storia delle donne in Italia, che lei scrive
negli anni 70, un pamphlet, lei davvero poi ripercorre una storia lunghissima anche criticando il ruolo delle donne nella formazione di certi sistemi sociali, culturali, eccetera, di complicità. E appunto anche in questo breve pezzo, che pure è molto importante, che lei riprende, questo lo scrive in Fronti e Frontiere, lo scrive in L'uomo che voleva nascere donna. Sì, perché per lei è una specie di spartiacque, no? di cosa che si illumina, dice, e di nuovo, no? Perché gli uomini vengono mandati al fronte in prima linea? Sì, ok, però ci sono pure le donne che sostengono questo sistema. Lei fa una specie di servizio militare a Londra, mentre questo durante la guerra, durante la resistenza, mentre Emilio sta imbastendo, portando avanti dei colloqui con gli americani e gli inglesi per un piano che aveva Emilio Lussu, che era quello di far insorgere la Sardegna contro il fascismo e poi eventualmente da lì partire alla liberazione, per la liberazione di tutto il paese. È un piano che viene preso in grande considerazione e discusso a lungo, e mentre Emilio lavorava, diciamo, a questa diplomazia clandestina, come la chiama lui, perché poi lo racconta anche in un testo che si intitola così, Joyce nel frattempo viene presa in carico per qualche settimana dagli inglesi e inserita in un programma di addestramento che era quello delle forze speciali volute da Churchill, di civili che dovevano entrare nell'Europa occupata e fare atti di sabotaggio, di guerriglia, eccetera eccetera. In quel momento, quando arriva Joyce a Londra, le donne ancora non sono state messe, poi dopo invece si coinvolgeranno anche le donne, quindi Joyce è una delle prime che viene addestrata militarmente, fa una specie di servizio militare, per cui comincia a maneggiare le armi, sa riconoscere gli esplosivi, deve impratichirsi con le trasmissioni radio, appunto progettare atti di sabotaggio e di guerriglia, eccetera eccetera. E lei è molto critica anche quando racconta questo ambiente, per esempio, dove le donne inglesi erano coinvolte in ruoli subalterni, sì, sempre un po' a costare. Cioè, preparano il pranzo. Sì, diciamo. E poi lei è molto critica anche sull'estrazione di classe di queste donne, perché comunque appartenevano delle elite, erano di classi, no? Ecco, Joyce è sempre molto chiara nella critica di questo tipo, cosa che farà per tutta la vita, peraltro. Anche appunto poi lei è fra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane, dell'UDI, appunto, ha lavorato a lungo nelle sezioni femminili del Partito Socialista, però poi se ne è sempre venuta via, a volte anche proprio litigando. Perché comunque non era molto accomodante su alcuni aspetti, anche su alcune scelte politiche delle donne stesse. C'è stata anche una polemica con le stesse femministe degli anni 70, con cui pure, insomma, collaborato. Sì, ha collaborato, però per esempio lei diceva, ma perché le donne, perché ci si occupa soprattutto di corpo, di relazioni, di privato, appunto, anche se diventa pubblico, eccetera, e non vi occupate di guerra, di andare a discutere le cose grandi del mondo, perché anche quelle riguardano le donne. E per esempio Joyce pensava che le donne dovessero entrare sia nella chiesa che nell'esercito, e su questo c'erano molte discussioni, perché è un argomento complesso, perché lei pensava che comunque entrando alcune cose sarebbero cambiate. Io personalmente no, sull'esercito poi sono entrate, non è cambiato niente. Nella Chiesa Cattolica non sono entrate, però forse entreranno, non lo so, non so se cambierà qualcosa, come, perché, eccetera. Certo è che oggi, che molte donne sono arrivate al potere, tutti questi cambiamenti non li abbiamo visti. Cioè, il segretario di Stato americano è una donna, la Nuland, è la più guerrafondaia di tutte, e non è l'ultima, ce ne sono varie altre prima donne. E non è necessariamente che siccome si è donne poi si è anche e questo è stato, diciamo, da Joyce è stato messo subito in chiaro, ecco, che però ecco è anche di estrema concretezza, credo, perché per esempio quando tu parli di quando vai in Sardegna a parlare alle donne di Sardegna e dice vogliono sapere, vogliono risolvere problemi pratici, avere non so la cucina, il lavatoio, cioè
concretamente, voglio dire, senza grandi, a questa visione un po', infatti, entra in contrasto, come dici tu, con i movimenti femministi degli anni 70, anche con l'Udi, poi non, però ecco, quello che mi colpisce è che ha avuto comunque questo grande interesse per la condizione femminile, diciamo. Sempre, assolutamente, no? Assolutamente sì, ecco, queste, no, queste cose non sono, no, in contraddizione, non sono in contraddizione, no, assolutamente, anzi, sono, anzi, è un'alternativa possibile, praticabile. Lei dopo la guerra appunto va in Sardegna, comincia a girare paese per paese, casa per casa, davvero da sola, per conoscere questo territorio che l'aveva molto affascinata, perché poi sarà, come dice lei, sarà ritrovata il terzo mondo nel suo paese, perché la Sardegna era messa molto male, non solo per la guerra, ma perché veniva, certo, da secoli di sfruttamento, di povertà, di colonialismo, proprio di poteri che erano arrivati da fuori, avevano, si erano impossessati appunto anche delle risorse naturali dei sardi, e quindi comincia a fare un lavoro capillare anche attraverso i contatti con le donne, fino ad arrivare nel 52, non solo lei, c'erano anche altre donne della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, lei per il Partito Socialista, a questo grande convegno che si tiene a Cagliari, in cui per la prima volta si ritrovano 3.000 donne sarde che arrivavano da paesi lontanissimi, senza strade, e che parlano dei loro problemi, che erano i problemi del lavoro, dei sindacati, di diritti, di salario. Sì, insomma, di cose molto concrete. Che riguardavano di scuola, di strade, di acqua, sì, dei loro paesi. Quindi proprio la politica di base, sì, quella che si dice, no? Locale, locale. Dove si ottengono le cose. Che colpisce la concretezza, proprio, cioè, senza tanti voli pindarici. Assolutamente. Diciamo, anche perché devo dire che le donne sarde, qui ho visto che c'è una copia del documentario che Marcella Piccinini ha fatto su Joyce Lussu, ci sono delle bellissime immagini di lotte di donne sarde contro le basi militari in Sardegna. E lì c'è stato un grande movimento popolare, animato soprattutto dalle donne. Beh, Sardegna c'ha un problema grosso di basi militari e di servitù, sì. No. Bene, senti, poi arriviamo agli anni del dopoguerra, vado veloce purtroppo perché ci sarebbe qui da stare tutta... gli anni del dopoguerra che sono caratterizzati, tu dici, un po' anche dallo scoramento di tanti compromessi, tanti aggiustamenti, tanti insegnamenti. L'amnistia Togliatti. È quella che le fa venire l'ulcera. Una politica a volte politicante, diciamo così, però quello che allora il suo impegno non solo nelle scuole con i giovani eccetera, ma ecco quello che mi ha veramente intrigato è questo, quando lei si mette a tradurre poeti, ecco, ha fatto conoscere Hikmet da noi, sì, Agostino Neto, ecco, si occupa di paesi ancora diciamo coloniali, sottoposti al colonialismo, e che è un dato estremamente, secondo me, ancora oggi, ecco, molto attuale, diciamo così, se pensiamo al problema delle migrazioni, eccetera. Certo. E dei curdi che ancora oggi non hanno uno Stato, praticamente, non hanno... E quindi sono cose anche molto attuali, diciamo così. E però, soprattutto, quello che mi ha intrigato è questo fatto delle traduzioni, cioè lei non sapeva il turco, non conosceva il turco, non conosceva il curdo, portoghese probabilmente lo conosceva, ma insomma, più un o po', meno, sì. Però eppure riesce a tradurre attraverso un sistema, cioè il problema della traduzione, sappiamo, traduzione, tradimento, tutto quello che volete, questo potrebbe fare una lunghissima lezione sulla traduzione, e però lei riesce a tradurre proprio, ecco, se ci spieghi un po' come questo fa, come traduce. Allora, l'idea in realtà è arrivata proprio da Hikmet, nel senso che Joyce conosce a un convegno per la pace di Stoccolma Nazim Hikmet, perché Joyce appunto in quegli anni girava anche per convegni internazionali, mondiali sulla pace, perché erano gli anni in cui si discuteva anche della bomba atomica, si veniva dal massacro della Seconda Guerra Mondiale, anche della prima, in fondo non erano tanto, no, lontane nel tempo, era proprio...
erano gli anni in cui c'era un grande dibattito su questo. E uno degli slogan dei partigiani era stato guerra alla guerra, perché non si ripetesse più, quindi c'era anche un grande lavoro anche di elaborazione, no? Appunto, sulla pace non era una cosa impossibile di cui parlare, anzi, no? Non era come oggi, no? Se ne poteva parlare senza essere accusati di chissà che, esatto. E io stessa ho conosciuto Joyce alle scuole elementari, perché nel mio sussidiario c'era una poesia di Joyce, c'è un paio di scarpette rosse, perché Joyce comunque insieme ad altri aveva scritto anche delle poesie sulla guerra, sulla pace, che i bambini leggevano, che a scuola si leggevano. E Joyce quindi nel 58 conosce Nazim Hikmet a un convegno appunto sulla pace. Lei non sapeva niente di questo poeta, però, come la racconta lei, viene attratta dalla figura di questo signore, che era molto attraente, molto affascinante. Poi ho parlato da poco con Luciana Castellina e mi ha detto sì, tutte le donne dicevano che era molto affascinante, ok? E quindi Jess comincia a informarsi, ma chi non è? E il suo vicino di convegno dice, ma guarda, questo è un poeta importantissimo, è il più grande poeta vivente turco, è il più grande poeta vivente forse. E quindi Jess va al banchetto dei libri del convegno, prende una versione in francese delle poesie di Hikmet, le guarda, bene, si presenta, dice salve, sono una poetessa anch'io, perché Joyce era una poetessa, aveva pubblicato delle poesie nel 39 con Benedetto Croce, che l'aveva fatta pubblicare dal suo editore di Napoli. Quindi insomma cominciano a parlare, credo in francese, in lingue quindi così terze, e Hikmet le dice, ma se ti piacciono queste poesie traducile in italiano. E lei dice, ma io non so il turco, però c'è questo piccolo inconveniente. E Hikmet dice, vabbè, te le spiego io. Te le spiego parola per parola. E nasce il sistema Joyce, che prevede la presenza del poeta, ovviamente, vivente, che ti spiega le sue poesie. E lei comincia a tradurre le poesie di Hikmet dal turco, lavoro che andrà avanti per anni, che lei proseguirà anche dopo la morte di Hikmet, insieme alla moglie di Hikmet. Sì. Che lei fa scappare dalla Turchia, ma qui non anticipiamo niente, se no, volete saperlo lo leggete. Lo leggete sul libro, perché questo è proprio un Questa giallo. È una storia bellissima, no, è una delle storie che mi piacciono di più. Non ho osato citarlo per questo. Fa parte, diciamo, di tutto il lavoro sulla traduzione anche di persone. E quindi parte, Joyce inizia questa sua ricerca anche di poeti, quindi il turco, il primo è il poeta turco, Nazım Hikmet, e poi lei va dopo a cercare poeti coloniali, cosiddetti anticoloniali, anticoloniali, scusate, sì, di quei paesi che venivano decolonizzandosi in quegli anni africani. E quindi Agostinho Neto, che lei va a trovare nelle carceri di Lisbona, e vari altri. C'è tutto un lavoro che dura anni e anni. Anche sui curdi, per esempio. Anche sui curdi. E lei va, sì, in Kurdistan, quello sulla scia di Hikmet, perché gliene aveva parlato lui, e poi appunto questi poeti africani. E c'è tutto un lavoro che non è solo di traduzione, ma è anche di solidarietà, di reti che si creano in Italia in quegli anni, di tanti tipi, quindi di solidarietà anche economica, sanitaria, ma anche di conoscenza di quelle culture, di quei paesi, di quelle lingue che Joyce traduce, che nessuno conosceva, perché nessuno l'aveva portata qua. Cioè anche editorialmente non c'era nessuna... Però ecco, questa capacità di conoscere, certo, tradurre poeti viventi, perché li devi conoscere, e riesce a tradurre, cioè a entrare nello spirito di quello che vuol dire che scrive il poeta, non attraverso la conoscenza della lingua, ma proprio attraverso il contatto umano. Insomma, con questa... Il contatto umano è anche una sorta di tensione comune, di lotta. Di lotta, perché lei proprio lo racconta così, cioè lei arriva in Sardegna, capisce che esiste un altro mondo e che la guerra non è finita, cioè è finita in Europa, in Italia, però ci sono altri paesi in guerra, e quindi comunque la sua lotta la porta anche fuori dai confini appunto del suo paese, e quindi trova dei poeti che incarnano comunque i suoi ideali, così come già Emilio Lussu era stato politico, leader rivoluzionario e scrittore, perché era l'autore di Un anno sull'altipiano. Joyce stessa aveva fatto le lotte, ma scriveva pure le poesie, e i suoi poeti sono anche esuli, perseguitati. Sempre fa questa scelta. Sempre. Sì.
Bene, ecco, direi adesso, ecco, vorrei ricordare appunto, no, tu ne parlavamo all'inizio anche con Gabriele, il legame con Perugia, non solo perché Emma Thomas vissuta, si è trasferita a Perugia, legata di amicizia con Aldo Capitini, aveva preso in affitto una casa, un appartamento in via dei Filosofi, parlo ai perugini, quindi ecco, lo sanno dove è via dei Filosofi. Perché via dei Filosofi è una bella via. È una bella via. Dunque, una casa in cui aveva preso due stanze, ma una sala molto grande per fare le assemblee, per fare le, quindi due stanzette, cucine e servizi, diciamo. E conosce, non solo, ma entra in contatto con Capitini già dal 47, Capitini che aveva fondato il movimento della non violento. E quindi le scrive nel 47, nel febbraio del 47 scrive una lettera a Emilio Russo chiedendogli di poter, se c'era possibilità, di far collaborare tutte le forze progressiste, da Giustizia a Libertà, Partito Socialista, insomma tutte le forze progressiste ai fini appunto della pace. Se non che Emilio Lussu non è a Roma, è in Sardegna, insomma in giro, e gli risponde Joyce Lussu dicendogli che, dunque, devo citare proprio perché quello che proponi è giusto e sacrosanto, ma le difficoltà cominciano dal primo accenno di tentativo di attuazione pratica. Come si fa a organizzare un comitato in cui entrino tutte le forze progressiste e tutti i vari starnuti socialisti, compreso il nostro, se non si riesce a farli parlare tra di loro? E fa un'analisi che è una meraviglia. Di oggi e di domani. Rimangono in contatto, perché Capitini poi nel 61, quando comincia a pensare alla prima marcia della pace Perugia-Assisi, nel momento organizzativo, diciamo così, nelle varie riunioni organizzative del suo movimento, invita Joyce Lussu come l'unica donna invitata a collaborare a questa prima marcia della pace, anche se mi sembra che come dire, pacifisti tutti e due, ma per vie diverse. Capitini, il movimento della non violenza, Joyce è quella che dice guerra contro la guerra, se rissa sia, se rissa è, rissa deve essere. Però ecco, come dire, il fine è lo stesso, ecco, in questo senso. Se vuoi aggiungere tu qualcosa. Sì, Joyce è stata sempre impegnata appunto poi per la pace, quindi ha seguito anche la sezione italiana del Tribunale Russell, ha lavorato a lungo per la creazione, poi era, quando conosce appunto Hikmet, era nei Partigiani per la Pace, quindi sì, ha lavorato sempre, è vero, da posizioni diverse, infatti lei aveva, comunque sono questioni molto complesse, quindi ci sta che ci siano posizioni. Diverse, però assolutamente, però certo, assolutamente. E quindi è stato sempre importantissimo questo lavoro, che lei ha portato avanti anche nelle scuole, parlando con i ragazzi più giovani, sempre ha girato fino alla fine. Qui c'è un altro appunto aneddoto personale. Lo so, nel senso che nel 76 io l'ho conosciuta perché è stata invitata dalla preside. La professoressa Menichetti, io insegnavo a Castel del Piano, due terze medie problematiche da tutti i punti di vista, no? Disciplinare, scolastico, umano, relazionale, e chi più ne ha più ne metta. Allora, il programma era 8:30, 10:30, perché ragazzi, figurati chi li tiene, ecco. Joyce li ha tenuti dalle 8:30 con 10:30 ricreazione, il panino, le ha preso il caffè, abbiamo fumato la sigaretta, certo. Tutto quanto, li ha tenuti fino alle 13:30, partecipi, tranquilli, e questo è un ricordo che io mi porterò veramente fino alla tomba.
Sì, sì, io riporto un altro aneddoto che ho trovato in un libro del suo amico Giuseppe Caboni, che sta a Cagliari, appunto, dove lei viene invitata a prendere parte a una trasmissione del primo canale pubblico, la televisione francese, quindi doveva partire e andare a Parigi. Non era un problema per lei, perché lei fino alla fine è andata pure a Barcellona con un camion che trasportava le cozze da Porto San Giorgio a Barcellona, va bene. Quindi non è che non era un problema di spostamenti. No, lei non è andata perché aveva già preso un impegno con una scuola media di Cagliari, che detta così sembra, ma ha il suo senso. Cioè, io più ci penso a questa cosa che ho saputo da poco e più dico, certo, aveva ragione lei, perché ha molto più senso, molto più senso andare a parlare con dei ragazzi di Cagliari che non fare un passaggio in televisione. Devo dire che io adesso sto anche incontrando delle donne giovani, anche non più giovani, che da piccole hanno incontrato Joyce a scuola, non solo donne, tantissime, anche ragazzi, e sento dai loro discorsi che è rimasto comunque un segno. Assolutamente sì. Quindi anche questo lavoro, diciamo, pedagogico di lei ci credeva molto, faceva storia anche con i ragazzi, laboratori di storia con i ragazzi delle medie. E anche scritto la storia, una parte della storia del suo territorio, del Fermano, lì anche dei Sibillini, della Sibilla, eccetera, anche insieme ai ragazzi di una scuola di un paese piccolissimo che si chiama Montelparo, con cui ha fatto dei laboratori per un paio d'anni. Anche questa ricerca storica di questo tipo, fatta così con i ragazzi, è molto interessante. Ripeto, averli tenuti 6-5 ore. Sapeva come fare. Bene, cito sempre Joyce, adesso sei nel pubblico, com'era stretta la foglia, larga la via, dite la vostra, che ho detto la mia, quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare domande a Silvia. Siamo qui apposta, quindi adesso dovete coraggio fare. No, non è stato detto tutto. È stato detta la decima parte. È stato detto molto, ma non io mi riallaccio a te, perché poi parlando, perché la Sibilla? Ok, sì. Allora, perché appunto in questa diciamo fase della vita in cui Joyce arriva nelle Marche, si mette anche a fare storia del suo territorio, lei rintraccia nei Sibillini, sulla montagna della Sibilla, la storia della Sibilla, che è una leggenda, è la Sibilla appenninica, quindi sì. Marchigiana, ma anche un po' umbra da quell'altra parte, perché siamo lì. E quindi la Sibilla appenninica, i Sibillini ce li spartiamo, dai. E per secoli della Sibilla erano state date delle versioni dagli uomini che avevano scritto la Sibilla, che avevano interpretato il mito della Sibilla da uomini, quindi si erano succedute varie, diciamo, interpretazioni, no? A seconda dei periodi storici. Quindi la Sibilla era stata una profetessa, poi è stata una maga, un'incantatrice, una strega. Joyce ne dà una lettura da donna, e la lettura da donna è che la Sibilla è una donna in carne e ossa, di una certa età, che ha accumulato un po' di esperienza e di conoscenza del suo territorio, che conosce benissimo l'agricoltura, la pastorizia, la medicina popolare delle donne, probabilmente anche la cucina. Dobbiamo ricordare che Joyce anche preparava dei leggendari minestroni, che ogni tanto tornano fuori questi racconti sui minestroni di Joyce, di erbe anche trovate, eccetera, che amministra il territorio secondo un ordinamento sociale. Questa è l'interpretazione di Joyce, che non è però una cosa che si inventa. Ha delle radici, per esempio, nelle comunanze, che sono questi istituti sociali che esistono tuttora sui Sibillini per la gestione dei beni comuni, l'acqua, i boschi, i pascoli, che non sono, diciamo, spartiti secondo proprietà privata, ma dati a ognuno secondo i propri bisogni, ma volta a volta dalla comunanza che si raduna e decide, che si riunisce in una grande sala, immagino, e discute e decide appunto a chi vadano, chi può sfruttare in maniera pacifica, paritaria e senza discriminazioni i beni che sono di tutti. Joyce negli anni 70 scrive un pamphlet, questo sì profetico, e quindi di nuovo Sibilla, perché poi Sibilla è stato usato da alcune sue amiche che ce la chiamavano verso la fine e anche per alcuni convegni, articoli di giornali, eccetera.
in maniera appunto paritaria come ordinamento sociale alternativo e possibile. Un possibile che secondo Joyce c'era stato, che era un sapere delle donne prevalentemente, che poi era stato in qualche modo represso dai poteri, eccetera. Poi lei aveva anche un'interpretazione sulla caccia alle streghe, su cosa fosse stata la caccia alle streghe, quindi anche come intesa anche come repressione di cultura contadina da parte dei poteri che venivano formandosi in quei secoli, anche della società capitalistica che si andava affermando in quel periodo, che aveva cancellato. Poi Joyce diceva anche di aver conosciuto una Sibilla in carne e ossa, questo invece in Sardegna, non nelle Marche, dove ha conosciuto a Orgosolo questa Elisabetta, che aveva incontrato insieme a un amico, ce l'aveva portato un amico sardo a conoscerla, perché era una figura nota in Sardegna, di guaritrice, di anche di persona che amministrava la sua comunità, che componeva le liti, che era una figura di donna analfabeta, che però aveva una grandissima conoscenza, non sapeva scrivere, non sapeva leggere, ma sapeva tutto a memoria, per esempio, cioè aveva anche elaborato un sistema di trasmissione di conoscenze che non passava necessariamente dalle pagine scritte, e che era un'autorità nel suo paese, e era un'autorità che aveva un peso molto forte insieme al prete. Il prete si occupava del soprannaturale, Elisabetta si occupava del naturale. Qui torniamo alle cose molto concrete e molto terrene. Ecco. E che poi dopo Joyce avrebbe voluto lavorarci ancora di più, intervistarla, eccetera, eccetera. Poi nel frattempo Elisabetta era morta e si era un po' persa anche la memoria, la traccia. E questo è un po' un esempio anche forse di quello che poteva essere successo con le Sibille, cioè non c'erano tracce scritte, non ci sono tanti testi. A parte l'oralità delle donne, perché sì, non potevano scrivere, esatto. Però delle tracce ci sono nella toponomastica, c'è appunto comunanza, nel fatto che ancora esistano le comunanze. E quindi questa era la Sibilla per Joyce. Poi, vabbè, invece nel mito tradizionale la Sibilla è sta signora che sta nella grotta e che tesse i fili del passato, del presente e del futuro. Quindi per Joyce andava bene pure questo. Cioè per me sì, va bene anche questa lettura della Sibilla, perché se penso a Joyce la penso nella storia, certo, nel suo presente, e anche come anticipatrice del futuro, perché questi pamphlet appunto che escono... È ascoltata in maniera sotterranea, come succede appunto, no? Non necessariamente, come succede alle donne. Perché io una cosa che penso è che poi i grandi movimenti delle donne, quando ci sono i momenti in cui serve anche una scossa grossa e tornano fuori le donne come massa critica, hanno una potenza d'urto notevole quando ci si mette tutte assieme, appunto, non nei singoli esempi, quando si fa... è un po' così, quando si fa comunità, comunanza, sì. Sorellanza, sì. Beh, una cosa che Joyce diceva spesso era che lei non si sentiva di appartenere a una minoranza, ma ha una maggioranza, perché per lei sul lungo periodo, pensando proprio a partire davvero dalle Sibille in poi, i grandi progressi dell'umanità erano stati fatti grazie a una maggioranza di persone che aveva continuato a lavorare pacificamente sul quotidiano, mentre i punti di rottura e i disastri si erano creati quando le minoranze si erano impossessate dei beni di tutti, avevano fatto le guerre, avevano istituito le società dogmatiche e verticali, e che escludevano appunto la maggioranza delle persone, ma nonostante questo la maggioranza ha continuato ad andare avanti, no? Ci sono stati dei progressi ovviamente rispetto al passato, e quindi lei diceva sempre prendiamo le parti comunque buone di quello che è stato. Lei credeva molto nell'utopia proprio che potesse essere realizzata. Sì, l'utopia non irraggiungibile, realizzabile, no? Poi lei l'aveva vista realizzarsi, perché io credo che, insomma, quando esci da una guerra di liberazione come quella dal nazifascismo, esci vittorioso e ricostruisci un paese e scrivi una costituzione, certo, non realizzi tutte le aspettative che avevi, però
Beh, bel passo avanti rispetto a prima, cioè, no? In questo momento stiamo facendo 10 passi indietro. Questo mi fa venire in mente la frase che ho letto, e ringrazio l'autrice, che diceva quando accoglieva le persone: e tu cosa fai per cambiare il mondo? Che mi sembra una di quelle frasi veramente impegnative, toste da dire a uno che arriva per conoscerti. E poi ho sempre apprezzato una grandissima figura che tra l'altro non ha mai fatto le cose per sé, mai, ma è sempre condivise, e la traduzione è esemplare da questo punto di vista. Ma anche il pacifismo. La pace non è la mancanza di guerra. La pace è giustizia, equità, e per questo lei si è spesa. Mi è piaciuto molto, ho sentito la conversazione con Luciana Castellina, era una combattente, ed era una combattente che metteva in gioco se stessa, il suo corpo, i suoi mezzi, imparava per fare. E grazie di averne parlato. Grazie. Sì, Luciana Castellina ha voluto sottolineare questo aspetto, appunto, lei l'ha messa in opposizione un po' al concetto di resistenza, no? Lei ha detto no, però Joyce più che resistente era combattente, in effetti sono due cose diverse, però insomma, però poi in realtà la prima parte, no, della lotta antifascista è proprio fatta di resistenza, e poi dopo, cosa fai per cambiare il mondo, era una frase molto impegnativa. Devo dire che Joyce dal vivo era molto impegnativa, comunque, sì, non era semplice. Sì, no. Però io l'ho frequentata quando ero molto giovane, quindi lei con i più giovani era più morbida. Molto generosa è stata anche, sì. Però ecco, sì, era, poi era impegnativa nel senso sì, che ti sentivi veramente A, piccolissimo, B, impreparato totalmente, però era anche un bello stimolo per... No? Io ero giovane, sì. Sì. Non lo savo parlare. Sì, no, ma figuriamoci, io muta, infatti le nostre conversazioni, in realtà il mio libro, le mie domande è mezza riga, poi le risposte già 5 pagine. E sì, vorrei aggiungere a questa cosa anche la lotta per la libertà, oltre che per la giustizia, anche per la libertà, che non è secondaria, perché Joyce è stata molto libertaria. È un'altra cosa che forse manca in questo momento, ultimamente. Questa era per Manolo. Abbiamo delle cose in comune. Ci sono delle figure così. No, in questo momento no, però ci sono state, certo, vanno valorizzate. Sì, forse ci sono anche adesso. Certo, le circostanze in cui è vissuta Joyce non ci sono, però sì, certo, sì, non lo so. Bisogna essere comunque sempre alle... Bisogna illuminarle in qualche modo, cercarle, certo. Bene. Ci sono altre domande? Gabriele? Se no, vogliamo concludere. Allora, se non avete altre domande, non volete sfruttare questa occasione che resta questi pochi minuti, io ringrazio naturalmente chi ha condotto questo incontro e ci ha fatto conoscere questa persona in maniera più ricca, più approfondita, invitando ovviamente di nuovo a leggere il libro, anzi a leggere il libro e poi a leggere i libri di Joyce Lussu, che come abbiamo sentito richiedono un certo impegno perché non si trovano, ahimè, facilmente. E quindi ecco, questo qua potrebbe essere si trovano in biblioteca però speriamo che di nuovo gli editori si mettano al lavoro per ripubblicarli, insomma c'è parecchio lavoro, è un po' è successo anche per Capitini, Capitini a un certo punto lo trovavate solo in biblioteca, poi pian piano negli ultimi anni è tornato di nuovo nei cataloghi, si possono trovare in libreria le sue opere, non tutte ovviamente, ma
una buona quantità rispetto anche solo una decina di anni fa. E quindi con l'augurio che da adesso ci sia una nuova lettura, nuovi lettori, nuove lettrici per Joyce Lussu e naturalmente per Silvia Ballestra, vi saluto e vi auguro buona serata. Grazie. Grazie.